Eccellenti, storie che lasciano il segno. Ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori, una nuova puntata di Eccellenti. Siamo in compagnia di Luigia Modonesi, la sindaco di Fiesso Umbertiano. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Intanto le chiedo già subito, sindaco o sindaca? Io direi sindaco, perché l'emancipazione di una persona non passa attraverso i nomi al maschile o femminile, ma ben altri percorsi. Per esempio avvocato è avvocato, perciò direi sindaco. Sindaco, mi fa piacere, sindaco, grazie. Sì. Allora, con il sindaco di Fiesso parleremo oggi di una serie di argomenti, parleremo anche di bilanciamento vita-lavoro, visto che siamo proprio entrati subito in argomento, parleremo poi della tutela ambientale, di che cosa significhi sostenibilità per il Polesine e di quanto importante sia continuare a guardare a queste tematiche, valorizzandole e riempiendole di valore. Sindaco, intanto una domanda, è la prima volta in radio? La prima volta in radio, esatto, sì. Benissimo, e allora sono felice di tenerla a battesimo sotto questo profilo. Grazie. Allora, sarà una puntata estremamente interessante perché andremo a conoscere anche meglio il suo comune, andremo a conoscere un po' più da vicino le varie tematiche che ruotano attorno a questo comune, ma come abbiamo già detto, ne inseriremo anche una serie di altre che sono in realtà di portata generale e che riguardano un po' tutta la nostra eccellente provincia. Quindi rimanete con noi, tra qualche istante, il sindaco di Fiesso Umbertiano, Luigia Modonesi. Ed eccoci quindi in questa puntata che parlerà di emancipazione di donne, di sostenibilità, di attività all'interno di un paesino che è quello di Fiesso Umbertiano, che non ha niente da invidiare a tanti altri che ci sono in Polesine e che ci sono in Veneto, perché ce lo racconterà il sindaco di Fiesso Umbertiano, Luigia Modonesi, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Allora sindaco, lei è laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche, sì. Ed è lavora, nonostante appunto ricopra la causa, il ruolo di primo cittadino nell'azienda universitaria sanitaria di Ferrara. Sì. Senza ombra di dubbio un ruolo importante, anzi due ruoli apicali importanti che mettono sul piatto il primo tema di questa puntata, ovvero il bilanciamento vita-lavoro. Se ne parla moltissimo, a maggior ragione quando ci si riferisce alle donne lavoratrici che hanno una famiglia e che vogliono ovviamente portare al meglio avanti sia la carriera che l'ambito familiare, e quindi questa conciliazione non sempre è facile. No, assolutamente no. Lei ha maggior ragione con un ruolo in più, che è quello di primo cittadino di Fiesso, con una serie di necessità, di incombenze e anche di disponibilità che deve avere nei confronti di tutta la comunità. Certo. Quanto difficile è? Non è facile, direi che è difficile. Dipende anche da un percorso culturale, le spiego il perché. Io appartengo a una famiglia dove la percentuale delle donne era notevolissima. C'era solo mio padre, il nonno, e poi eravamo tutte femmine. Ed una nonna veramente che era un generale. Una bella presenza. Una bella presenza. E a tutti è passato questo messaggio. Cercate di trovarvi un posto nella società e fatevi rispettare. Bellissimo. Da qui il fatto che noi abbiamo studiato tutti, cioè la famiglia aveva anche la possibilità, certo, di darci questa prospettiva di vita, però l'abbiamo fatto anche con delle difficoltà enormi, perché poi io provengo da un paese che non è Fiesso Umbertiano ma è Papozze, quindi sono nata lì, è un paese abbastanza ai margini del Polesine, quindi le vie di comunicazione erano quelle che erano, quindi per arrivare alle università bisognava comunque risiedere, certo, o Ferrara o Padova, e io ho scelto Ferrara. E quindi una volta arrivati poi a scegliere di impegnarmi in ambito amministrativo, gli insegnamenti poi della nostra famiglia ci rimangono sempre nel cuore. Così. E quindi la scelta è stata sì l'amministrazione, ma sì anche il lavoro, non lo mettiamo da parte. È chiaro che in questa scelta è fondamentale la famiglia e la comprensione di chi ti sta attorno. Certo. Da questo punto di vista mio marito mi ha sempre appoggiato, i miei figli hanno sempre compreso la mia scelta, e quindi ecco che il mio percorso amministrativo è stato un percorso dell'intera famiglia, perché poi l'abbiamo condiviso in maniera importante, lasciandomi tanto spazio, perché poi per fare un amministratore locale di un comune come Fiesso Umbertiano significa dare la propria disponibilità 24 ore su 24. Certo. Non ci sono sabati, non ci sono domeniche, non ci sono notti, perché se c'è un'emergenza, mi ricordo nel 2012 con il terremoto,
la chiamata quando arriva, arriva, e certo, non puoi dire ah non l'ho sentita, perché il telefono è sempre lì sul comodino, perché l'emergenza può capitare. È anche una sorta di patto che si è fatto poi con la comunità. Assolutamente sì, assolutamente sì. La comunità va tutelata e quindi tutta la tutela, tutta la disponibilità che un amministratore deve dare, la deve dare. È chiaro poi che un sindaco da solo non fa nulla, oppure fa poco. Si deve avere attorno una squadra che comprende l'impegno amministrativo. Quindi ecco che c'è attorno a me, e lo è sempre stata in tutti questi anni, perché sono più di 20 anni che faccio l'amministratore, sempre persone che hanno compreso il ruolo dell'amministratore pubblico. Quindi c'è attorno a me una squadra, una maggioranza che mi aiuta, mi sostiene, dà tutta la disponibilità che può dare, ecco, perché è chiaro che sono tutta gente che lavora, che ha una famiglia, e in più, ecco, non dobbiamo dimenticare il ruolo dei dipendenti comunali, certo, che è fondamentale, che è importante, e in più la rete, quindi le associazioni, che sono l'altro cuore pulsante vicino all'amministrazione che ogni comune ha e deve avere. Quindi avere una rete di volontariato importante significa ottenere dei risultati che sono il doppio rispetto a quelli sperati, certo, perché tutto quello che c'è all'interno del sociale, che ruota attorno al sociale, e sappiamo quanto c'è bisogno di sociale in una comunità come la nostra, ma come in tutto il nostro paese, in tutto il nostro bel paese che è l'Italia, significa dare delle risposte puntuali a dei bisogni fondamentali, sostanziali, che ogni popolazione, che ogni comunità ha. Accanto poi a tutta una serie di attività che si fanno anche, che noi facciamo con le attività produttive. Fortunatamente Fiesso ha un territorio dove le attività produttive ci sono delle eccellenze veramente importanti. Non abbiamo visto chiusure di attività, quindi significa che insomma il tessuto tiene, la comunità tiene, il lavoro con delle difficoltà però c'è, con delle zone anche buie, perché certo, è chiaro che c'è dappertutto, però insomma è una comunità che dà un'offerta. Infatti quest'anno, per il primo anno, abbiamo un aumento della popolazione, e questo è un segnale bello, una bellissima notizia. Perché? Perché comunque a Fiesso si sta bene, i servizi ci sono, perché se non ci sono servizi una famiglia giovane non può, certo, non può risiedere, quindi scuola, asilo nido, parrocchia, associazioni, servizi che sono a sostegno della scolarità, quindi dopo scuola, prescuola, animazione estiva, ecco, tutte queste attività ci sono, e quindi una famiglia, se risiede a Fiesso, può beneficiare di questi servizi. E quindi insomma c'è stato questo aumento di popolazione, questo ci fa ben pensare e ci fa sperare nel futuro. A questo proposito, sindaco, mi dica se lo riscontrate anche voi a Fiesso. Una volta c'era la tendenza ad uscire dalla campagna, a sì, rifugiarsi nelle grandi città, perché le grandi città offrivano tutto, sì, servizi, possibilità, svaghi, cultura, c'era una grande offerta e quindi la popolazione migrava verso i grandi centri, sì, urbani. Oggi invece, e io parlando con il territorio, con i sindaci del territorio, lo sto riscontrando in sempre più realtà, sì, c'è una volontà di trovare la tranquillità. Quindi manteniamo il lavoro nella grande città, nel grande centro urbano, magari la parte dello svago nel weekend lo si fa fuori porta, però avere una serenità del quotidiano, avere la possibilità di risiedere in un posto che trasmetta anche una sicurezza sociale, è forse privilegiato nella scelta di un'abitazione. Lo vedete anche voi a Fiesso? Lo vediamo anche noi, perché, ripeto, come dicevo prima, ci sono tante famiglie giovani che risiedono a Fiesso, quindi che hanno bambini, ragazzi, adolescenti, perché comunque a Fiesso si sta bene con le particolarità che ci possono essere, certo, perché è dappertutto, però si sta bene, c'è una certa sicurezza, i servizi, ripeto, ci sono. Poi Fiesso è ubicata a 17 chilometri da Ferrara e a 30 da Rovigo, più o meno. Quindi è baricentrico rispetto, certo, a due città che si possono ben raggiungere con i mezzi, insomma. È chiaro che, come posso dire, forse anche dal mio accento, probabilmente. Sentiamo l'influenza di Ferrara, sì. Certo. Come
però siamo polesani. E orgogliosi di esserlo. Orgogliosi assolutamente. E di questo orgoglio polesano parleremo fra qualche istante, perché ci sono una serie di tutele che lei ha voluto mettere in atto e che continuerà a portare avanti per la valorizzazione di questa splendida provincia. Continuate ad ascoltarci. Tutela e valorizzazione ambientale del nostro Polesine. Mi piace moltissimo il tema della valorizzazione. Valorizzare significa rispettare, significa cercare di portare a emergere a galla tutti i punti di forza, senza però dimenticare che cos'è questo territorio. Lei sostiene che questo territorio, il territorio polesano, debba essere considerato una zona fragile, dove per fragile però non va inteso una zona povera, una zona che va tralasciata, una zona che non va toccata, anzi è una zona che va completamente riqualificata, un po' come magari avviene per la montagna, quindi con una serie di combinazioni e di problematiche anche idrogeologiche che possiamo vedere, che possono diventare un punto di forza. Vedasi, quello che noi facciamo sempre, questo benedetto paragone, la Camargue francese. Sì, proprio la Camargue francese. Io credo che la nostra pianura padana, e quindi anche la nostra pianura polesana, certo, non abbia nulla da invidiare alla Camargue francese. Forse ha anche qualche cosa in più. Diciamolo. Perché i francesi riescono, se uno va in Francia, a me Francia piace molto, però certo, riescono a valorizzare cose anche che poi quando lo si fanno vedere sembrano nulla o esatto, poco più. Noi che siamo abituati al vero bello. E invece noi che siamo abituati al vero bello non abbiamo questa capacità di valorizzare anche il mediamente bello. Certo. E invece noi siamo molto belli. Molto vero. Molto belli. È molto così. E quindi dovremo iniziare. Ci sono già percorsi avviati di valorizzazione del nostro Polesine, della nostra pianura, ma con un occhio particolare veramente alla tutela, perché se non la tuteliamo la perdiamo. È proprio così. Ecco, quando si vede qualche trasmissione che trattano la meteorologia del nostro territorio, la pianura padana è indicata come una bella pentola col coperchio. Certo. Cosa significa? Che tutto quello che c'è di buono o di cattivo rimane qui. Uh-huh. Quindi, voglio dire, quello che porta inquinamento e che porta quindi a respirare ogni persona, fattori inquinanti, rimane all'interno del nostro ecosistema. Ecco che allora, se morfologicamente siamo così strutturati, dobbiamo anche capire che la tutela deve essere fatta affinché la vita delle persone sia tutelata, oltre che l'ambiente. Sappiamo benissimo, la nostra bella Costituzione recita degli articoli che sono bellissimi, tra i più belli del mondo, e la puntualizzazione che fa la Costituzione sul lavoro e salute è particolare. Sì. Sappiamo benissimo che, imparare a memoria. Ecco, che senza salute non si lavora, quindi la tutela della salute deve venire ancor prima del lavoro, della tutela del lavoro, perché senza di quella non si va da nessuna parte. Ecco, quindi ecco che Fies Umbertiano si è sempre, negli anni in cui io sono stata sindaco e ancora ci sono, insomma, fino a alla fine di questo mandato, continueremo ecco nelle nostre lotte ambientali, perché crediamo che debba essere un nostro preciso dovere. Tanti anni fa avevamo il rischio di una discarica di rifiuti pericolosi vicino a noi e ci siamo battuti con tutte le armi possibili e immaginabili, naturalmente armi bianche, che sono quelle che dovremmo usare anche adesso con tutti quei conflitti che abbiamo vicino a noi. Ecco, certo, le armi bianche sì, le armi bianche nere direi di no. Mm. Ecco, però ci siamo battuti, questa discarica non è stata fatta, poi abbiamo avuto altre ripercussioni, un grande elettrodotto che doveva portare all'esproprio di 20 ettari di terra, abbiamo detto di no anche lì. No, voi vi fate la vostra centralina con i soldi che il progetto prevede e non espropriate 20 ettari di terra, perché non dimentichiamoci mai che siamo profondamente un territorio che si fonda sull'agricoltura. Uh-huh. Ecco, quindi la nostra agricoltura con dei prodotti di eccellenza, come la vediamo nella vicina Lusia, ecco, certo, quanti prodotti eccellenti ci sono nella nostra agricoltura, anche lì la tutela va fatta. Anche tanti giovani che adesso si avvicinano al mondo agricolo, quindi anche lì dobbiamo stare attenti a quello che si fa. Gli ultimi rischi che corriamo sono questi grossi impianti di biogas. Non sono contrari a questi impianti, ma sono favorevoli a questi impianti quando vanno a servizio
dell'impresa agricola. Se l'impresa agricola con i suoi scarti si fa un impianto di produzione di biogas, mi va benissimo. Quando invece sono impianti grandi, enormi, che poi vanno ad avere come alimentazione nemmeno degli scarti che provengono dalla nostra agricoltura, ma vengono da fuori, e quindi con un transito di mezzi pesanti che già la nostra rete viaria sappiamo benissimo che ha delle difficoltà. L'andiamo a mettere ancora più in crisi, andiamo a mettere in crisi la nostra rete viaria, andiamo a mettere in crisi la nostra salute, perché questi impianti inquinano e sappiamo benissimo cosa succede. Abbiamo appena finito di viverlo, ma ci siamo ancora dentro con l'inquinamento atmosferico da PM10 e ancora peggio dalla PM2.5. Uh-huh. Sappiamo benissimo le ripercussioni che ci sono nella salute umana, nei bambini, negli adulti, negli adolescenti, negli anziani. Quindi vediamoci chiaro, parliamoci chiaro e vediamo, non facciamoci, non prendiamo come miraggio il beneficio economico che può arrivare nel territorio d'appartenenza, perché probabilmente non ne arriverà. Certo. Lavoro questi impianti non ne daranno, perché a parte di un paio di persone non avranno tanto bisogno di tanti lavoratori in più, quindi un'attenzione particolare al nostro territorio. I comitati ci sono, vanno ascoltati, perché poi la voce dei cittadini passa attraverso un confronto diretto con le amministrazioni pubbliche, ma passa anche attraverso la costituzione di questi comitati, che vanno rispettati. Il comune, ogni amministrazione è quel front office importante che c'è col cittadino. Nessun cittadino arriva a parlare direttamente con qualche col presidente della regione o con qualche assessore regionale, oppure ci arriverà ma fa fatica. Certo. La nostra porta però è sempre aperta, quindi certo. Il cittadino che vede la nostra porta aperta, io quando sono in comune la mia porta è sempre aperta, non soltanto su appuntamento ma anche per delle necessità che possono essere puntuali, certo, ed urgenti. Il cittadino le proprie preoccupazioni le esprime, e il primo front office che trova aperto è proprio la porta del comune. La porta del sindaco, certo. È chiaro che tante volte possiamo dare delle risposte, alcune volte no, ma l'ascolto, che è quello che forse tutti facciamo un pochino fatica a mettere in campo, però è quell'attività puntuale che dobbiamo capire, dobbiamo fare, perché attraverso l'ascolto noi possiamo comprendere quali sono le esigenze di chi ci sta intorno e soprattutto, per quanto riguarda un sindaco, di chi amministriamo. Certo. Sindaco, a proposito di questo le chiedo, sì, in che modo un primo cittadino riesce a valutare quando dire sì o no ad un'opera? Quindi, vi spiego meglio. Opere, quindi innovazione, avanzamento, possibilità occupazionali, insomma tutte le cose che possono portare delle opere importanti, versus tutela ambientale, conservazione anche, certo, di uno status che va conservato così, perché altrimenti potrebbe portare degli svantaggi. È una bilancia difficilissima da equilibrare. Come fa un primo cittadino a trovare il giusto mezzo? Si deve avvalere anche dei tecnici specializzati, certo, perché è chiaro che se uno una cosa non la sa, mi hanno sempre insegnato che la devi chiedere a chi la sa, chiaro, e a chi magari ha un'esperienza in quel campo. Quindi per esempio nei nostri percorsi di tutela dell'ambiente, un nostro interlocutore importante è stato l'avvocato Ceruti, Gianluigi Ceruti, qua di Rovigo, che adesso porta avanti ancora la sua attività assieme al figlio, ed è stato uno dei nostri interlocutori più importanti. Poi nelle università ci sono medici, ci sono specialisti che si occupano proprio di percorsi di salute collegati all'ambiente, uh-huh, quindi anche quelli ci possono essere d'aiuto nello studiare certi percorsi, certo, e certe proposte. Poi è chiaro che, le faccio un esempio, da noi c'è un'azienda, una multinazionale che fa tubi in PVC e li esporta in tutto il mondo. Uh-huh. Dal punto di vista ambientale non ha emissioni. Uh-huh. E ha chiesto di potersi ampliare quasi del doppio utilizzando terreno agricolo. Abbiamo iniziato un percorso con la regione per capire se si poteva trasformare questo terreno agricolo in terreno produttivo, e c'era la possibilità all'interno del nostro comune di farlo. Abbiamo approvato un piano degli interventi e questa azienda si è ampliata e ha dato lavoro a
20-30 persone, e quindi dar lavoro a 20-30 persone significa dare sostegno economico a 20-30 famiglie. Certo. Queste sono le cose, ecco, che noi facciamo, cerchiamo di fare con tanto impegno, le dico, avvalendoci poi dei tecnici, perché è chiaro che da soli non è che possiamo prendere una decisione. Una volta che c'è una proposta, ci si deve prendere un minimo di tempo per poterla capire e dare le dovute risposte ai nostri cittadini o ai nostri interlocutori. E un'altra cosa che dobbiamo fare è l'assoluta sincerità. Quando si deve dire di no, si deve dire di no motivandolo, ma si deve dire di no, perché altrimenti non si è più credibili. Bisogna avere coraggio e consapevolezza, insomma. Ci fermiamo qualche istante, poi continueremo a parlare dell'importanza della rete e di queste capacità, insomma, di fare dei passi avanti tutelando poi coloro che ci stanno attorno. Sindaco, stavamo parlando di rete, di importanza di prendere delle decisioni basandosi anche su dei consigli, sul fatto che un sindaco deve essere anche supportato da una rete, però rete significa anche una grande gestione, quindi la possibilità di pianificare questi interventi a livello generale, quindi sì, magari parlando anche con i comuni vicini, parlando con la regione e cercando di capire in che modo questo coordinamento generale può portare beneficio ad un territorio. Certo. Con la regione so che voi avete un filo diretto continuo, perché ci sono una serie anche di attività che voi state portando avanti grazie a dei finanziamenti regionali. Certo. Ovvero alcuni finanziamenti, alcuni di questi sono molto importanti, quindi io dovrò sempre ringraziare la Regione Veneto per il supporto che ci ha sempre concesso. Uno dei progetti che stiamo portando avanti, abbiamo avuto l'indicazione poco tempo fa di essere stati finanziati, è la realizzazione di una vasca di laminazione. La Regione ci contribuisce con 95.000 euro, perché con i cambiamenti climatici che ci sono, certo, sappiamo benissimo i fenomeni alluvionali a cui tutti siamo sottoposti. E quindi la realizzazione di questa vasca di laminazione ci darebbe proprio la possibilità di affrontarli con serenità. Un altro progetto è un progetto di videosorveglianza. Noi abbiamo un progetto già approvato dalla Commissione Prefettizia per una videosorveglianza su tutto il territorio comunale e andremo avanti per stralci esecutivi. La Regione ci ha già finanziato un primo stralcio e partiranno i lavori a breve per installare delle telecamere su diversi punti del nostro comune, su un progetto generale quindi che è già approvato. Sindaco, la fermo un istante. Dica. Perché so che ci sono gli spot che bussano alla nostra porta, quindi due secondini, continuate a seguirci però, perché ci sono ancora tantissime attività di cui la sindaco Luigia Modenesi ci parlerà. Ed eccoci qua, insomma, siamo entrati adesso nella seconda ora assieme alla sindaco di Fiesso Umbertiano, che ringrazio ancora una volta perché ci sta veramente raccontando delle cose molto interessanti. Abbiamo iniziato parlando del bilanciamento, meglio della non è neanche una compensazione, come la chiamiamo, sindaco? Tra vita e lavoro. Vita e lavoro, una convivenza. Mi pare molto corretto. Da quanto tempo lei ha questa convivenza vita lavorativa e privata in atto? Sono più di 20 anni. Ecco, come sta andando? Ma sta andando abbastanza bene, anche, oddio, gli anni passano, quindi è chiaro che me li sento tutti sul groppone, però insomma sta andando avanti abbastanza bene, sta andando avanti abbastanza bene. Allora, in pillole, visto che abbiamo proprio pochi secondi, poi dobbiamo dare la linea alla regia, 3 consigli per le donne che in questo momento si trovano sull'orlo del scelgo anche la carriera o scelgo solo la famiglia, o viceversa, scelgo solo la carriera o anche la famiglia? Io direi che devono fare un grande gesto di coraggio e sceglierle tutte e due. Che bello. Che meraviglia. Tutte e due. Io concordo pienamente, sono una fautrice di quest'idea e dobbiamo contaminare le persone con quest'idea. Questa è l'ultima, la contaminazione che vorrei vedere. Altre contaminazioni, visto il Covid, no, per l'amore di Dio. No. Però questa contaminazione sì, sì, assolutamente di sì. Di consapevolezza che si riesce a fare tutto. Si riesce a fare tutto, poi è chiaro che i sacrifici ci sono, ma devono essere sacrifici condivisi, non devono essere sacrifici soltanto della donna, ma devono essere sacrifici di tutti coloro che stanno attorno alla donna che fa questa scelta. E questo passa attraverso un percorso culturale importante che deve essere fatto. Senza cultura e istruzione non si va da nessuna parte, lo vediamo nei paesi che stanno vicino a noi, quindi di cui insomma probabilmente... li vogliono mantenere nell'ignoranza perché così vengono sfruttati. Quindi la cultura è l'arma più grande che noi abbiamo in mano e su quella dobbiamo far leva. Quindi scuola, istruzione, mai
mai tagliare investimenti su tutto ciò. Decisamente. Su questo bellissimo pensiero diamo la linea alla regia e poi ritorniamo in onda con lei per parlare di una serie di altre attività che riguardano FIESO e non solo. Ed eccoci quindi rientrati, ricominciamo questa seconda ora in compagnia della sindaco di FIESO Umbertiano Luigia Modonesi e stavamo parlando delle varie attività che ci sono in essere, che vengono anche finanziate dalla Regione Veneto, certo, che è indispensabile per paesi che vogliono fare tanto ma che per dimensioni non hanno le capacità, la possibilità di farlo. Abbiamo parlato dei bacini di laminazione, abbiamo parlato di una serie di altre cose e c'è anche un bel progetto legato al mondo della casa, di una casa di riposo. Sì, sì. Noi in accordo proprio con la regione e con l'azienda USP Polesana abbiamo iniziato tanto tempo fa, diversi anni fa, un percorso che ha riqualificato la nostra casa di riposo. La nostra casa di riposo, La Quiete, era una casa di riposo per autosufficienti. Si sa benissimo che l'autosufficiente anziano finché può rimane a casa sua. Certo. Quindi abbiamo dovuto, ed era un nostro dovere riqualificarla. Quindi in accordo con Regione e azienda ULS l'abbiamo riqualificata con un ampliamento importantissimo che ha portato alla realizzazione di una casa di riposo antisismica, perché poi l'abbiamo realizzato questo ampliamento dopo il sisma del 2012, che dà ospitalità a 50 anziani non autosufficienti attraverso un percorso autorizzativo e di accreditamento, perché è chiaro che l'accreditamento serve affinché le rette possano essere, certo, rette alberghiere e non così alte come le rette a libero mercato. Quindi questo percorso è terminato. Ora la primaria struttura che ospitava questa casa di riposo per autosufficienti l'abbiamo riqualificata e sempre in accordo con Regione e azienda ULS diventerà una RSA per disabili gravi, quindi anche per ragazzi, non soltanto per anziani. Mm-hmm. E abbiamo già ottenuto l'autorizzazione, adesso siamo in attesa di accreditamento istituzionale che dovrebbe entro quest'anno avere il suo giusto percorso. Questa casa di riposo, questa RSA l'abbiamo, sì, anche condivisa con delle associazioni alle quali fanno parte familiari di ragazzi disabili, uh-huh, per capire quali erano le loro esigenze. Quindi oltre a dare ospitalità a questi disabili, darà una tipologia di ospitalità anche di tipo semi-residenziale, quindi per dare risposta anche per esempio quelle richieste dovute alla mancanza di salute di un genitore che per qualsiasi ragione deve essere ricoverato in un ospedale e non sa dove collocare questo ragazzo o questa, certo, ragazza. Quindi daremo anche la semi-residenzialità e l'abbiamo un pochino condivisa con questi genitori proprio dopo il Covid, perché quando un familiare si ammalava di Covid non sapeva dove posizionare in maniera però, certo, adeguata questi ragazzi, perché questi ragazzi hanno bisogno di grande assistenza e quindi devono esserci delle strutture che hanno una specializzazione assistenziale e non solo assistenziale ma anche medica. Chiaro, ecco, sì, una serie di concatenazioni. Una serie di organizzazioni. Mm-hmm. E quindi insomma partiremo anche con quest'altra attività. La nostra casa di riposo, la nostra RSA, sono comunali, a gestione esternalizzata. Significa, mm-hmm, che il bilancio non fa parte del bilancio del comune, mm, quindi viene automaticamente gestito dall'azienda che gestisce la casa di riposo, mm-hmm, e quindi non inficia sul bilancio comunale. Certo. Questa è una cosa molto importante. Noi entriamo nella gestione facendo parte del CDA, però a titolo gratuito. Ecco, quindi non abbiamo neanche un gettone di presenza perché lasciamo tutta l'economia che deriva dalla gestione della casa di riposo alla casa di riposo stessa. Adesso stanno facendo, per esempio, realizzando un impianto fotovoltaico perché sappiamo quanta energia serve a queste strutture e quindi noi tutta l'economia la lasciamo alla casa di riposo. Da una parte la casa di riposo con questa nuova struttura che sorgerà, che sta già prendendo forma, sì, dall'altra invece un'altra forma di riqualificazione, sì, la casa del fascio, sì, di proprietà demaniale fino a qualche tempo fa, voi anche, sì, lì avete avuto un bel po' di coraggio, sì, l'avete voluta acquistare, sì, e adesso la destinerete ad altro uso. Sì, la casa del fascio è stata di proprietà demaniale fino a pochi mesi fa, pochi, uh-huh, mesi fa l'abbiamo acquistata dal demanio su prelazione
e ora andremo a riqualificarla. Prima dell'acquisto c'era un bellissimo bando regionale che dava finanziamenti per riqualificazione di questi immobili storici, ma non abbiamo potuto accedervi perché non era di nostra proprietà. Però la regione ci diceva che probabilmente nell'andare del tempo ce ne saranno altri, quindi vedremo cosa fare. Nel frattempo c'è un progetto di riqualificazione che è già in atto, quindi ce lo stiamo già studiando. Una parte di questo immobile lo destineremo ad attività culturali, una parte pensavamo soprattutto al piano terra di spostare la sede dei vigili urbani e dell'assistente sociale, perché è a piano terra e quindi è di facile accesso, certo. Non ci sono barriere architettoniche, però la parte più importante di questa riqualificazione sarà una riqualificazione che andrà a beneficio della cultura. La cultura, quindi ci sarà probabilmente una parte museale, una parte dove si farà istruzione, si farà ricerca, si faranno quelle attività che sono a corollario dell'attività di istruzione e dell'attività della cultura. Cultura e giovani generazioni, sì. Come le combinate assieme a Fiesta Umbertiano per diventare le eccellenze che siete? Ma guardi, noi, come le dicevo prima, abbiamo tanti servizi, abbiamo una scuola materna, un asilo nido, abbiamo un istituto comprensivo che dal prossimo anno diventa un istituto comprensivo molto importante, perché avrà anche, interverranno anche nella sua complessità, anche altri comuni che non sono solo quelli di Castel Guglielmo, Fiesta Umbertiano e San Bellino attualmente che fanno parte del nostro comprensivo, ma entrerà anche il comune di Stienta, Ficcarolo, Gaiba e Salara, quindi diventerà un istituto comprensivo importante. E quindi anche in questo caso, insomma, dovremo lavorarci su. Abbiamo una biblioteca che lavora molto, che anche attraverso l'istituzione di un comitato di biblioteca formato soprattutto da giovani, e adesso sempre con dei contributi del Ministero questa volta, andremo a realizzare un'attività, un laboratorio di informatica che sarà affiancato alla biblioteca, per dare in modo a quei ragazzi che non hanno possibilità di avere un computer e un collegamento internet di poter fare le proprie ricerche, i propri compiti, le attività che non riescono a fare a casa. Quindi daremo questa possibilità a titolo completamente gratuito. Abbiamo un'università popolare polesana rivolta soprattutto alle persone di una certa età, però abbiamo attivato da poco tempo anche un corso di inglese, per esempio, che ha avuto un bel numero di iscritti. Tutte quelle attività anche a sostegno dell'istruzione non le mettiamo in campo, per esempio ogni anno con un bando delle borse di studio. Borse di studio rivolte ai ragazzi della scuola primaria, della scuola secondaria di secondo grado, di primo grado, scuole superiori ed università. Quest'anno abbiamo anche un'idea diversa, portando avanti sicuramente le borse di studio che le facciamo in collaborazione con le associazioni e con le attività produttive, ma anche di istituire un premio, lo vorremmo chiamare premio Giulia Cecchettini. E quindi ci fermiamo qui, perché poi ne parliamo in maniera approfondita fra qualche istante, perché ridiamo la linea alla regia e poi riprendiamo proprio da questo bellissimo pensiero che avete avuto. Ecco, riprendiamo proprio da dove abbiamo lasciato, sì. Quindi un premio intitolato a Giulia Cecchettin, sì. Di che cosa si tratterà? Si tratterà, adesso ci stiamo ancora pensando, ma volevamo intanto uscire con un bando al quale potranno accedere sia i ragazzi delle superiori che dell'università che della scuola media, quindi i premi saranno 3 a seconda del grado di istruzione, e ci sarà un elaborato che questi ragazzi dovranno redigere. Istituiremo una commissione che valuterà questi elaborati e poi realizzeremo una giornata commemorativa in cui si consegneranno i premi alle persone che ne avranno diritto, e poi si instaurerà una discussione. Ecco, quindi ci sarà una giornata dedicata interamente al tema della violenza di genere, perché la scuola ci sta lavorando. E la nostra scuola ci sta lavorando, ma dobbiamo lavorarci sempre, tutti i giorni. Non dobbiamo dimenticare che questo processo sarà un processo lungo, un processo difficile, e comunque la nostra attenzione dovrà essere giornaliera.
Abbiamo visto qualche giorno fa, purtroppo, la ribalta delle cronache, un caso eclatante di violenza sulle donne, che ha visto questa persona segregata in casa e vittima della persona che teoricamente sì. pensava amarla. Certo. E sono fatti che purtroppo noi continuiamo a leggere, che continuiamo a portare avanti, che continuiamo a portare nel cuore, che segnano la società. Certo. Perché una società che fa queste cose non può essere considerata ancora totalmente civile. No. Perché una prevaricazione di questo genere non lascia spazio alla civiltà. Assolutamente. E senza ombra di dubbio una serie di attività come quelle che vengono fatte da ogni singolo comune, certo. ne prendo una che ha probabilmente messo insieme, proprio tessuto un filo attorno a tutto quanto il Polesine, che è stato Viva Vittoria. Certo. Ci sono state molte donne anche di Fiesso che hanno voluto partecipare e contribuire con questi gomitoli di lana, con queste sì. coperte, molte. A un'iniziativa di raccolta poi certo. di denaro a favore di un appartamento, di una casa rifugio, ecco, certo. definiamola così. Ma secondo lei, proprio visto che abbiamo iniziato questa puntata parlando di donne, di sensibilità femminile, dell'importanza di questa collaborazione tra uomini, donne, all'interno della stessa famiglia, all'interno del tessuto sociale, in una comunità che poi diventa quella del proprio comune, che cosa si può fare per debellare? Sarebbe bellissima, ma forse un giorno. Io ecco. credo che la risposta non ce l'abbiamo ancora nessuno, però è chiaro che ognuno nel proprio contesto di lavoro, di impegno quotidiano deve fare qualcosa. Come, ecco, Viva Vittoria, Anna Maria Sgualdo è stata una grandissima donna, vale certo. il ringraziamento di tutti noi. Da noi l'associazione Cucito Ricamo E ha eseguito tanti quadrati, ne abbiamo eseguiti un pochino tutti, ecco, mm-hmm. perché e questo porta a una sensibilizzazione. Però ecco, da questa attività dobbiamo prendere spunto, che è la rete. Esatto. Guarda, una volta mi ricordo quando eravamo piccola, io non lei perché è giovane, no, grazie. però tutti ci conoscevamo tutti, certo. si lasciava quasi la porta aperta, si sapeva quello che capitava al vicino di casa, perché comunque faceva tutti parte di una stessa comunità, di una Vede. Stessa grande famiglia. Non sono abbastanza giovane perché queste cose me le ricordo perfettamente. Ecco. Perfettamente. Vediamo che però in certi contesti quasi quasi io che vivo in un appartamento non so neanche chi mi abita vicino. Quindi il creare rete, il cercare di fare in modo che le mie difficoltà siano anche le difficoltà di chi mi sta vicino, perché le certo. comprende. E non ci si deve vergognare di Questa parlare delle parola. Proprie difficoltà, esatto. non ci si deve vergognare, perché potremmo trovarci tutti in una situazione difficile al mondo. Non dobbiamo mai vergognarci di parlarne, dobbiamo trovare sempre il modo di trovare un interlocutore che ci possa ascoltare. Quindi questa rete, e Viva Vittoria ce l'ha insegnato, certo. dobbiamo metterla in atto in ogni nostra comunità, in modo che la conoscenza delle difficoltà di vita di ogni famiglia siano un pochino comuni a tutti. Ecco che allora la persona segregata in casa da tanti anni probabilmente ci sarà pur un inizio di questa attività che porta a un indicatore tale per cui il vicino di casa, la persona che li conosce, il parroco che li va a trovare, l'amministratore che conosce la famiglia, l'associazione che, per esempio, noi abbiamo un impegno civico che porta le persone presso i luoghi di cura tutti i giorni e che quindi va in casa per prendere la persona, per portarla in ospedale, quindi capisce che c'è qualcosa che non va, ecco che scatta l'allarme. E questi allarmi ci devono essere e devono essere a conoscenza di tutti, senza vergognarci. Certo. Tutto questo, proprio per ritornare alle tematiche iniziali della puntata, va anche sotto il nome di sostenibilità. Sì. Perché all'interno dell'ambito ESG, quando si guarda al sociale o quando si guarda anche al mondo della governance, quindi dell'attenzione al modo in cui poi un'azienda viene portata avanti, le tematiche della tutela sono fortissime. Ridurre l'impatto, aumentare il tasso di attenzione, riportiamolo anche al mondo del sociale, quindi guardiamo anche la società. E senza dubbio voi, come primi cittadini, siete le guide, io immagino, no? Si sente un po' così? Sì, ci si sente un pochino il punto di riferimento di tante difficoltà, di tante situazioni difficili che ci troviamo a dover affrontare tutti i giorni. Forse nei comuni medio-piccoli è più facile, perché la conoscenza
c'è. Nelle grandi città metropolitane è chiaro che lì i contesti, gli equilibri sono completamente diversi. E in più fa rete anche tra di noi. Adesso tra i comuni del Polesine mi sembra che ci sia anche una buona rete tra gli amministratori pubblici. Certo. Ci conosciamo, ci sono quelle chat che, vabbè, è meglio parlarci in faccia, però queste chat ci permettono comunque di darci le informazioni in tempo certo. reale, quindi anche quelle vanno comunque bene. E mi sembra che ci sia anche una buona relazione tra gli amministratori polesani, e questo perché siamo tutti sulla stessa barca. Quando si dice che in Polesine è un luogo da tutelare, perché è un luogo fragile, perché è un luogo difficile, però nelle difficoltà si fa anche squadra. Ecco, questa è un pensiero che mi sento di poter dire, che riguarda un pochino tutti gli amministratori di questo stupendo Polesine. Ci si unisce. Sì. Grazie Sindaco, ci fermiamo ancora qualche istante e poi purtroppo siamo arrivati ai saluti finali. E ci salutiamo. Sono state 2 ore bellissime in compagnia del Sindaco di Fies Umbertiano Luigia Modonesi, che ringrazio davvero per essere stata con noi. Grazie a voi. Per aver aperto lo scrigno del suo comune a tutti coloro che hanno ascoltato questa puntata e per averci anche dato degli spunti di riflessione molto importanti sul ruolo del primo cittadino in un piccolo paese, ma anche sul ruolo della donna nella società. E io come sempre, Sindaco, chiudo con una domanda, quindi indosso un po' il cappello del marzullo della situazione e faccio la classica domanda, ovvero: se lei non avesse fatto ciò che ha fatto nella sua vita, la ricercatrice, il primo cittadino, la mamma, la moglie, avrebbe avuto un sogno nel cassetto? Quindi che cosa avrebbe voluto fare? Avrei voluto fare la nuotatrice. Davvero? Sì, che perché meraviglia. Non so nuotare, perché non ho ancora avuto tempo di fare un corso di nuoto nella mia vita e quindi... Ed è uno sport che mi affascina tantissimo. Oh, che meraviglia. Però che rapporto ha con l'acqua? Mediamente buono, perché finché non si sa nuotare si ha anche un po' di timore. Chiaro. Quindi mi sarebbe tanto piaciuto. E quindi insomma via, basta, bisogna iniziare questo corso di nuoto. Sì, quando sarò in pensione. Grazie davvero Sindaco, io ringrazio tutti quanti voi per averci ascoltato. Come sempre vi ricordo che questa puntata andrà in replica anche domenica dalle 8 alle 10 del mattino e sarà visibile tra pochi minuti attraverso tutti i nostri canali social, i canali digitali del gruppo La Voce, anche con il supporto video, quindi potrete vedere questi sorrisi smaglianti che oggi ci hanno reciprocamente tenuto compagnia. Grazie come sempre per averci seguito, ci sentiamo giovedì prossimo con un'altra puntata di Eccellenti. Grazie Sindaco, grazie Andrea e Regina. Grazie.